Signori e signori, buongiorno. Ed ora la dodicesima puntata di Intrighi e passioni 5. Vi ricordo che potete seguirci anche su YouTube. E anche su Instagram. Buona domenica a tutti. E buona visione. Cosa starò facendo che ancora non è tornato? Vado a chiamarlo un attimino. Si è perso nei meandri. Pronto? Matthew? Ciao amore. Sì. Tutto bene, te? Come stai? Senti, che cosa stai facendo di bello? Non per sapere gli affari tuoi, però sono i miei. Ma ci vuole tanto o che cosa? Adesso fra un po' finisco, adesso vado a casa, mi cambio e poi vengo da te. Sì, però amore, io ho famissima, eh. Muoviti che ho veramente tanta fame, Ma in serbo, qualche bella sorpresa per te. Ma certo. Ma figurati. Ma senti, quanto tempo ci vuole prima che tu arrivi? Perché quella cena si sta raffreddando, eh. ma. Hai una voce particolare stasera, molto sensuale. Mi stai nascondendo qualcosa, amore? Va bene, tesoro. Dai, ti aspetto. Dai, amore, non vedo l'ora di vederti, ma soprattutto di assaggiarti. Dai, muoviti che la cena è ancora calda. Il tuo profumo preferito. La Bush. Questo è l'antipasto. Non vedo l'ora di vederti. Ne vedrai delle belle stasera, al punto che non andrai più via. Non ti legherò al letto, sarai tu a legarti te stesso. Amore. Aspetto, varca con la soglia e non uscirai più di qua. Oh, Chanel, non dovevi proprio arrivare a Valais. Mi stai procurando tanti guai. Con tante persone a me care. Ma guarda chi c'è. Ah, dottor Collins, ma una persecuzione con tutti i locali che ci sono a Valais. Proprio qui doveva arrivare, eh? Buonasera. Ma con chi sto parlando io? Sto parlando con Carol, la mia bella vicina, oppure sto parlando con Chanel? Io sono Kerola e di quel nome lì, Chanel. Non ne voglio sentire parlare. Anche lei, dottor Collins. La santarellina di Valle Hills. I pennarelli, fregavi i pennarelli a tua sorella. Eri la cocca di tuo padre. Povera, povera Chanel. La santarellina di Valle Eh no, caro dottor Collins, che ne sai te? Ma che ne sai te?
di quella lì. Quella è stata sempre un'arrogante, hai capito? Quella ci ha lasciato nella merda e nella povertà. E guardami quando ti parlo, hai capito? Ok, dottor Collins, mi viene a fare la morale a me. Ma chi sei te? Chi sei te? Vai a curare i tuoi pazienti, vai. Vabbè. Cara, io me ne posso andare a chiedere ai pazienti, però forse, dopo tutto quello che ho saputo da sua sorella, la rampa di scale me la deve salire lei, perché la paziente dovrebbe essere lei. Le faccio pure un prezzo di favore, se ma vuole. Ma le distanze, Collins, va dai suoi, dalle sue paziente, vada, vada. Le distanze. Cara, potrei scoprire cose molto più importanti del suo passato, la santarellina, ribadisco, di Valle Hills. Oh mio Dio, è arrivato l'indeciso. Caroline, come stai? Non mi posso avvicinare di più, lo sai. Però ti abbraccerei forte, forte. In quello non sono indeciso, caro dottore. Oh Caroline, ti farei sentire così forte il mio braccio così caloroso in questa notte gelida. Grazie, medium. Sei veramente un amico. Accompagnami a casa. Ne ho abbastanza di questa serata, di qualche intruso. Certo, adesso ti accompagno a casa e poi vado dalla mia Rachel. Dalla mia Rachel! A divertirmi! Mamma mia, quante volte ho sentito la stessa frase. La stessa frase. Ma vai, vai a autoconvincerti. Vai da quella, vai! Vai, vai a sbattertela pure. Tanto. Torni, torni, tesoro mio, torni. Ti piacerebbe? E ti piacerebbe anche tanto. Andiamo, Caroline, che l'ho andata a mia. Sì, andiamo, che esco allora. Ciao, chiamiamo un pochino il Luis, vediamo che cosa sta facendo, va? Pure, ma chi è? Pronto? Ciao Luis, come stai? Ciao Melanie, come stai? Sì, bene, bene, grazie, sto bene anch'io. Ascolta, ma dopo perché non ci vediamo? Sì, certo, dai, appena mi libero, dai, sì, 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 va bene. Ma con chi sei al telefono? Con chi in cavolo sei al telefono? Ah. No, non mi piacciono queste cose. No, Luis. Amore, no, amore, torniamo a letto. Scusa, Luis, ma con chi stai parlando? Pronto? Pronto? Luis? Non mi bacio, non mi bacio, non mi bacio. Ci posso credere. Quella stronza della Carrie è andata a casa sua. Maledetta che non è altro. Aspetta. Come gli scusi? Come se fosse la prima volta di nozze. Oh, Luis. Ma però, Mandy, ma siamo un po' depresse stasera? Non me ne parlare, sono uscita ieri sera con Marco. Ah, e cos'hai da raccontarmi? Dove siete andati di bello? Vuoi proprio saperlo? Vedi tu. Sono particolarmente curiosa di sapere com'è andata la serata con il personaggio, che io conosco molto bene, oltretutto. Versami un po' da bere, per favore. Certo, la depressione è qua. Adesso te lo posso raccontare.
Avanti, sono tutte orecchie. Sai, eravamo in un bellissimo ristorante. A un certo punto arriva il conto e lui mi dice: devo andare un attimo in bagno. Non l'ho più visto. Preciso. Mi sa che adesso mi bevo un goccio anch'io, va? E vai, faccio. Elizabeth, ma veramente si comporta così con le donne? Tu che lo conosci bene. E io che mi ero immaginata una chiesa, un focolaio domestico, il matrimonio, dei figli! Mandy, un po' con i piedi per terra, ma scusa, Oltre a bere un tantino, visto la tavola imbandita di bottiglie, assumi qualche stupefacente? Elizabeth, ma sai, io sono una donna che si innamora facilmente. Ma scusa, è colpa mia? E dai, dammi ancora da bere. Avanti. Facciamo l'ultimo bicchiere della staffa. Ma toglimi una curiosità. Oltre ad aver pagato il conto, la fessacchiotta, gliel'hai anche data? Eh no, Elizabeth. Io voglio prima l'anello. E queste cose si fanno dopo il matrimonio. Ma per piacere, ma cosa stai dicendo? Non ci credi neanche tu a quello che stai dicendo, ma va là. Elizabeth, hai ragione. Mi sa che devo cambiare un po' le prospettive della mia vita. Ma svegliati, Mandy, guarda, davvero, non puoi credere. Io ho conosciuto Mark tantissimi anni fa, è stato il mio primo amore, il mio grande amore. Eppure, col mio carattere, ci sono caduta con tutte le scarpe. Sono delusa. È Mark. Pronto? Ciao amore. Mark, dove sei? Sì. Ti aspetto, dai, muoviti. Ok? Amore mio, mi sei mancato. Ciao amore, ciao. Sì. L'ennesima come vittima. Stai? Bene? Ok. Sì.